Ho detto che va, sinistra a sinistra, però l'abbiamo già preso, penso. C'è ancora uno qua di svincolo. Però penso che porti alla casa questo svincolo qua, sì. Quindi vai. Sì, ho fatto chilometro. Beh, ok, di qua pieno. Ok. Okay. Abbiamo mangiato. Sì. Bene. Non male. Beh, buono. Sì. Qua siamo proprio dentro la foresta. Sì. E ci arriviamo all'imbrunire, vorrei aggiungere, ragazzi. Ah sì, ma questo. Io mi stupisco sempre di questo. No. Quando tutti scendono, noi saliamo. Esatto. È sempre così. Quando la gente va a casa a mangiare, noi usciamo. Stiamo cercando di raggiungere un lago, raga. Non ve l'abbiamo ancora detto. Ma la nostra prossima tappa di questa storia è proprio da un lago, il lago Felse. Scusate a tutti i tedeschi che ci stanno guardando per il mio tedesco. Non c'è niente. Fa una piega, meraviglioso. E qua, quella, raga. E qua, questa strada qua. E sì. Qua la strada, mamma mia. Lì dritta. Wow. Go. Go ahead, guys. Di qui. E già. Ok, sì, il giusto. 800 metri. Perfetto. In pieno bosco, Jack. Ci siamo tagliati quasi 3 km, 3 km sì. E mezzo, sì. A piedi. Buono. Ottimo. Prepariamoci. Qua comunque è molto The Blair Witch, eh? Molto. Sì. Perché gira macchina solo bosco. Sì. Pronto, bro? Giuro che pronti, prontissimi, ragazzi. Le gomme tagliate dopo gli va male, eh? Ti difendo io. Raga. Quel sorriso vuol dire che siamo arrivati. Guarda. Raga, è una lastra di ghiaccio. Sai che cosa dobbiamo fare, Marco? Dobbiamo alzare il drone e perché dobbiamo mappare se ci sono dei punti dove possiamo scendere con semplicità vicino al lago. Possiamo scendere più vicino al lago? Sì, potrebbe essere. Allora scendiamo vicino al lago. Alziamo il drone e vediamo. Perfetto. Scivolo e la macchina grande, il nostro scout Simo. Zaino 20 kg, 25 kg di trolley. Ma ti porti sempre troppi vestiti, secondo so. Me non perché mi piace cambiare outfit.
Ragazzi, io sono... veramente non ho parole, perché sono già abituato che col pit spesso abbiamo a che fare con dei paesaggi meravigliosi, no? Soprattutto nell'ultimo periodo. Però, ragazzi, il lago ghiacciato... Occhio, perché in alcuni punti ho già visto che si spacca e vai a mollo, eh. Ok. Quindi occhio, perché ho posato lo zaino lì prima e momenti ci andavo proprio. C'è il lago ghiacciato, è pazzesco, pazzesco. Comunque, no, raga, è bellissimo, perché? Però esatto, perché vi abbiamo portato qua? Non sicuramente, oltre vabbè a farvi vedere questo spettacolo, cioè proprio è uno spettacolo, ma perché qui continua la storia dei due monaci. Perché dopo che loro sono stati esorcizzati da un coraggioso frate, questo frate li ha messo i corpi, cioè pensate che roba, ha messo i corpi all'interno di sacchi e è andato sul Fellberg, che penso là sia una punta. Io tra l'altro là vedo anche un qualcosa proprio in cima, non sì, so cosa casetta, sia, sembra. Però esatto, sì. Ha buttato i sacchi direttamente nel lago. Cioè vi rendete conto? Ok, quindi i loro pazzesco corpi erano, perché ormai penso che comunque sì, erano qua. E da quel giorno, ogni tanto, una volta ogni tot anni, un frate viene in questo lago e ci butta un crocifisso per mantenere protetta la zona. Infatti dei due monaci fino a qualche tempo fa non se ne è saputo più niente. Fino a che dei turisti, come noi potremmo essere oggi, sono venuti qua per ammirare il lago e hanno iniziato a dire di vedere due ombre nere e di sentire delle strane cose, ecco, quello che si è riusciti a capire, perché ovviamente la traduzione non è sempre facile e immediata dal tedesco all'italiano, ma questo è quello che ci hanno detto diverse persone, quindi noi siamo qui per capire il perché. Dietro l'abbazia sembra che tutto taccia. Infatti sai cosa, chissà se è questo dirti il fulcro. Beh, tutto taccia più o meno, perché qualcosina anche lì c'è, no, stato. No, però quello che però... stavo per dirti è che qua siamo nel pieno della foresta. Hai sentito? Sì. Bum bum. C'è stato un rumore forte, proveniente proprio dal centro del lago. Stavo per dire, qua siamo nel pieno della foresta. Siamo in mezzo al nulla, siamo raga. In mezzo al nulla. E se è vero tutto quello che dicevano di questi monaci. Sì. E già erano arrabbiati prima, figurati se dopo che le hanno fatte a pezzi e le hanno buttati qui dentro. Il mio quesito non è quello, il mio quesito è se questo lago viene mantenuto protetto, se questa zona viene mantenuta protetta, perché c'è qualcosa deve essere accaduto. Certo, perché... c'è qualcosa che non torna, perché... noi non aspettavamo... c'è qualcosa che non va. Non ce l'aspettavamo ghiacciato? No. E voglio spiegarvi il motivo per cui avete... intravisto probabilmente una valigia con noi. Esatto. Allora, facciamolo in quella vedere, valigia, facciamolo vedere. Simone è gasato da questa sì, cosa. Perché, ci tiene, ci sì, tiene, sì, lui sì, ci sì, tiene. Sì, sì. Adesso, lago significa solo una cosa. Allora, guardate il pit che cosa ha portato per questa cosa. Spiega bene, Simo, che cos'è. Allora, questo è un drone subacqueo con camera 4K, fari e può andare sotto fino a 150 metri, ok? Cioè. Poi qua c'è il telecomando, tipo un drone normale, sì. E io lo comando praticamente da fuori dal lago, semplicemente lo butto dentro il lago. Quindi posso vedere tutto quello che c'è sotto. Avete capito, Pit ma Family, non solo, cioè, raga, non c'è solo aspetta, quello. Non c'è solo questo, no, perché è vero, per rendere è vero, il diciamo lavoro tutto più semplice, prima non si manda il drone. No, no. Si manda un sonar. Esatto, che cos'è il sonar? Allora, il sonar è... lo c'ho nello zaino, quindi è un casino okay, tirarlo vabbè fuori. Ok. Sì. Praticamente è uno scandagliatore, funziona un po' come quello che hanno i delfini, ad esempio, che metti questo sonar nell'acqua, ok? Legato a una corda, lo usano anche tanto i pescatori, lo puoi spostare, e ogni cosa che gli passa sotto, lui lo rileva. Che sia un pesce, che sia una pietra, o una qualsiasi cosa passa sotto, lui ti dà il segnale sul telefonino, è collegato al telefonino e io riesco a vedere esattamente cosa c'è sul fondale. Lui mi fa tutto un grafico praticamente. Perfetto. Hashtag Pimot facci sognare, perché non c'era posto migliore per portare questa roba, cioè, quindi noi abbiamo adesso l'incognita del ghiaccio, ma cercheremo di capire quanto è profondo, quanto è spesso e tutta una serie di cose. Prima ci hanno detto sul tizio, sai, quando siamo mm-hmm. abbiamo parcheggiato la macchina a 4 km, no? Là il tizio con cui ho parlato mi sembra di aver capito mm-hmm. sembra che mi abbia detto di fare attenzione, perché lui me lo diceva per quello, che in alcune zone
vicino alla riva. Ah, ok, cede. Il lago proprio, cioè a te sembra che sia bello spesso, ma ci sono alcuni punti dove proprio crack, va giù. Ok. Beh, noi cercheremo quei punti e andremo a metterci il drone sotto. Esatto. Sì. Ragazzi, noi non sappiamo cosa ci aspetta da questa indagine e cercheremo di capire veramente, come diceva Debbie, il perché sta succedendo questo. Alcune persone vedono queste ombre. Perché non, in teoria non è una cosa normale. Dopo no, tutto quello e ci sono che rumori. Sì, parecchi. Tonfi. E raga, sta arrivando il buio. E qua è proprio nero. E qua è nero. Siamo proprio in trasferta, raga. Non siamo a casa nostra. No. Quindi doppiamente attenzione, ma prendiamo gli strumenti. Assolutamente. Bene, ragazzi, il buio è arrivato. Io ho acceso l'M1 e Debbie ha preso lo zoom. Esatto. Vediamo se qua hanno voglia di farsi sentire. Io comunque sento acqua che scorre. Voi non la sentite? Sì, la sentiamo. Sì, okay. Si sente. Come fosse una cascata. Si è illuminato, eh? Ah, guarda, stavo per dirlo. Sì. Ok. Ok. Munken? Munchen? Ma tanto, raga, tanto, tanto. Ecco dove erano i monaci. Bravo. Rispetto hai capito? Guarda, rosso, rosso, ho detto bravo. Monaci. Monaci. Bravo. Raga, ma loro capiscono. Raga. Fisso. Ecco rosso. Dove erano. Fisso. Scusate, io devo farla questa prova. Perché comunque noi non sappiamo. Erano monaci che, è vero che erano qui, a San Blasien. Hai detto San Blasien si è illuminato, Debbie. Ma ho capito cosa stai per dire. Ma io non so da che parte del mondo, dell'Europa arrivassero, eh. Io non so che lingua parlavano, eh. Non è detto che fossero tedeschi, potevano essere francesi, no, potevano più che essere altro, francesi si è illuminato. Mi sto chiedendo una cosa. Aspetta. Se sei un monaco, hai studiato su libri di preghiere. Latini. Latini. E sono molto più vicini alla nostra lingua. All'italiano? Beh. Vediamo. Capite l'italiano? Ragazzi, illumina. Cioè. E allora io gli chiedo. Siete nel lago? Se siete nel lago, potete darci una prova che siete nel lago? Tanto è tutto ghiaccio. Picchiate. Toccate il ghiaccio. Noi siamo venuti qua per parlare di voi e con voi. Non smette un attimo di brillare. Guarda. Noi arriviamo dall'Italia. Conoscete l'Italia? Vous parlez français? No. No. Parlate italiano? Un po' poco. Sembra, poco. Ragazzi, questi ci parlano. Poco. Pazzesco. You speak English? Probabilmente parlano anche un po' di inglese. Do you speak German? È la loro lingua. Eh beh, però questo ci ha dato delle conferme, che loro probabilmente parlano in tedesco, ma conoscono un po' di italiano e un po' di inglese. Qui, scusate, non hanno detto che erano benedettini? Benedettini, e, sì. E comunque i frati tedeschi, magari a Roma, o comunque... con l'Italia avevano dei contatti. Beh,
Ovvio. Quindi, le scritture cristiane arrivano da noi. E magari tra... Raga, silenzio. Era un animale, vero? Sì. Può essere un uccello, un gufo, tipo, qualcosa così. Ok. E magari trascrivevano. Esatto. E quindi le lingue sicuramente le conoscevano. Noi oggi abbiamo raccontato la vostra storia. Sappiamo cosa dicono di voi. E sappiamo che cosa vi hanno fatto dopo che eravate morti. Ai vostri corpi. Li hanno esorcizzati. E li hanno buttati in questo lago. Sappiamo anche del crocifisso che buttano qui, in questo lago. Guarda come si illumina. Crocifisso, mamma mia, come li urta. Siete ancora qui sotto? Siete nel lago? Ve l'ho già chiesto prima. Chiedilo in inglese. Guarda. Rosso! Guarda. Raga, rosso. Pazzesco. Are you inside the lake? Rosso. Rosso. L'han capito. L'hanno capito. Ma hai visto che roba? Cosa devi fare? Lo voglio mettere sul lago. Attenzione, Paul. Attenzione. In teoria qua c'è già acqua. Sì. Avanti. Raga. Guarda che roba. Guarda un po'. Munchen. Monk. Come on. Ragazzi, secondo voi il ghiaccio potrebbe essere un fattore che può incidere a livello paranormale? Cioè, mi spiego meglio. Che li tieni chiusi là dentro. E l'acqua, sappiamo, no, il valore energetico dell'acqua. Certo. Ma non abbiamo mai valutato l'incognita di una calotta di ghiaccio sopra. No. È un'acqua immobile, presumo, quindi non fa scorrere nulla. Nulla. Trattiene. Esatto. Sicuramente trattiene. Mi viene da pensare così, a livello quindi, fisico. Assolutamente. Questo è un mega serbatoio di negatività, se loro sono arrabbiati. Oppure... Raga, silenzio. Sento camminare. Ho sentito dei passi, però noi siamo tutti fermi. No. Bravissimo, infatti ho lo zoom puntato proprio in quella direzione. Dove mi state nascondendo? E cosa state facendo? Se qualcuno li ha visti sono qua. Da qualche parte. Magari sono loro adesso che ci stanno spiando. Perché quell'M1 ha brillato. Ha risposto. Cosa? Cos'era? Cosa? Non l'ho sentito. Neanch'io. Allora, ho sentito prima come dei piccoli scricchiolii. Eh? E subito dopo come quasi un canto. Un canto? Giuro. Cosa? Cos'era? Cosa? Silenzio. Te lo giuro, l'ho sentito. Voi non l'avete sentito? No, zero, no, Debbie, zero. Silenzio. Sembrava un canto. Sembrava. Cos'è stato? Raga? Cos'è stato? È caduto qualcosa. Ma cos'era? Tipo un eco, raga. Vieni via da lì, Paolo. Attenzione. Fermo, vieni dal lago. Vieni dal lago. Ti volevo prendere, no? Metterlo in occhio. Vieni dal lago. Sì. Vieni dal lago.
Ma ha fatto tipo wu. Bravo. Ma secondo te anche le voci arrivavano dal lago? Io adesso su due piedi non so dirti veramente se fossero delle voci, ma a me sembravano addirittura dei canti. Raga, ma questa cosa... Te lo giuro. Ma se fossero dei canti sotto la calotta di ghiaccio? Ma come è possibile? Sott'acqua? È qualcosa di angosciantissimo. Vorrei solo riascoltarlo bene perché non vorrei che fosse il vento che magari passando da qualche parte... Negli alberi. Solo che non ce n'è di vento. Non ce l'è. No, è zero. Fermo. Sta benissimo, peraltro. Appunto. Sta bene. Cioè... Appunto. Ma è fermo, non c'è vento. No, vento non ce n'è. Basta che non ci giocano strani scherzi mentali, Raga. Oh. Entriamo nel lago. Cosa, Debbie? Entriamo nel lago. Ma sei matta? Non noi fisicamente. Ah, ok. Ma abbiamo portato l'attrezzatura giusta. Sì. Sono convinto anch'io. Passi. Passi. Presi. Di nuovo. Raga, sono passi, ma sono passi. Ma su tu ce l'hai puntato sul lago. Sì. Passi nel lago. Allora, se io... L'avete sentiti? Sì. Forte. Fortissimo. Forte. Sono passi. Sono? Visto qualcosa. Qua proprio, Sì. Ero puntato proprio sì. Così. Sì. Questa cosa qua è direzionale, ok? Quindi se io punto in questa direzione, sento solo quello che avviene in questa direzione e non qua dietro. Se qualcuno mi parlasse qua dietro, io in questo momento non lo sentirei. Io ce l'ho un'idea. Sì. Se è come l'ultima... Andiamo tutti via questa volta, te lo garantisco. Ascolta. Sai com'è? Simo prende il sonar e gli lascia una videocamera. Cosa? Passi. Da quella parte. Ascoltatemi. Simo prende il sonar, gli do una videocamera. Ok. E lo mandiamo praticamente al centro del lago. Cosa? Sì, ma Paul è pericoloso. No, aspetta, cioè... ti leghiamo. Vabbè, ovvio, se Simo non sì, ce no. la sente, no. Simo? Deve sentirsela lui. No, ma vabbè, il centro del lago è profondo 32 metri. 32 metri. Non sì. è il problema del profondo. Lo sai che se io tocco l'acqua, vado in ipotermia. Appunto. Non è il problema dei 32 sì. metri, pertanto non ci arrivo a 32 metri. Più che altro dobbiamo recuperarti anche. No, ma lo leghiamo. Perché sennò crepi. No, aspetta, ma lo leghiamo. Sì, quello proprio c'è scontato. Se no io vado, Simo. No, mi magari vado. Va bene. Io ti leggo. Ascolta qua. Tu porti la pallina. Andiamo, ti mando più in là, ti do corda. Porca miseria! Ragazzi, questo ragazzi, è forte. Porca miseria! Mi ha dato una botta. No, hai visto però? Hai visto? Raga. Stavo chiamando, Hai visto? Appena le abbiamo detto che vado in centro del lago, boom! Cos'era? Ma dal centro del lago, ragazzi. Raga, mi sono vibrati i piedi. Raga, sembra Ma qualcuno che sta cercando di spaccare il lago. Infatti. Da sotto, il però. Ghiaccio, volevo dire. Aspetta. Però questa è la dimostrazione. Noi non dobbiamo avere paura, è proprio di un vecchio spavento. Spavento. Allora, facciamo questa cosa qua. Io ti leggo, ti do corda, ok? Tu via radio o anche solo a voce mi dici fino a dove te la senti. Ok. Perché sentirai scricchiolare, non avere paura. Mantieni la calma e mantieni il tuo corpo sempre più su una superficie più ampia. Sì, sì, sì. In modo che rischiamo che non vai giù. Però almeno portiamo il sonar e cominciamo a mappare sotto se c'è qualcosa. Perché questi due, se sono sotto, ragazzi, stanno picchiando per uscire. L'abbiamo sentiti. L'abbiamo sentiti. Andiamo, facciamolo. Facciamolo. Sì. Facciamolo. Ok. Raga. Cos'era questo? Raga. No, raga. Raga. Ma era un ruggito questo. Questi sono incazzati neri. Sembrava un ruggito. Raga, non è che ci sono orsi qua. Esatto. No, raga, questo non è l'orso. No, questo è il male che sta venendo da giù. Paolo. Sembrava un verso di un orso. No. Senti. È tutto iniziato da quando vuoi. Hai detto che vuoi portare Simone laggiù. Esatto. È rischioso. Mamma mia, sì. Ma se lo prendono? Questo è il male che sta parlando. Raga, fa paura. Ma dove fa paura? Non ti piace quando è ghiacciato? Questo lago sembra che sta urlando. Sta parlando. Cioè, per la prima volta non sono d'accordo con Paolo. Ah, ecco, perché queste cose sono agghiaccianti. Non gli piace. Che cavolo c'è in questo posto? Non lo so. Allora, diciamo una cosa, che io vado perché so una cosa certa. Sì. E come sempre io porto sempre dietro il mio kit di, sai, con tutta la roba, quelli che compri così. E c'è sempre anche la coperta termica. Ah, ok. Quindi so che se... Hai 2 minuti di tempo prima di morire.
Esatto. Sì, ma ci dobbiamo pescare prima. Sì. Ma in due minuti io spero proprio vivamente che voi mi tirate fuori dall'acqua. Sì. Cioè, sì. Proprio, allora ascolta, facciamo la step. Il primo step all'isolotto lì davanti ci si arriva. Raga, cazzo! Ma non capite questo segnale! Continui a dire che lo porti là e loro lo stanno chiamando. Ah, aspettano. Sì, bravo, Marco! Ha ragione Marco. Aspettano, ogni volta che dici che lo vuoi portare lì. Sì. Ma adesso riconciamo per effetti, ributto il sonar, vediamo poi. Sì. Raga, bisogna guardare che cosa c'è sotto. C'è qualcosa perché che non c'è va. Lui che sta dicendo. Cos'era? Cosa? Lo so. Cosa c'è? È tosta, raga, no, stasera. No, questo bagliamo. Era uno sbuffo. Sì, stasera era uno sbuffo, Debbie. Giurami che non ci sono orsi, ti prego. Non lo so, Debbie. Stasera balliamo, Marco. Raga, giuro. Io ho sentito uno sbuffo, eh. Raga, non perdiamo tempo. Tiriamo fuori il sonar.